Benvenuti a bordo, viaggiatori. Sono Grizzly e questo è Diario di Viaggio on the road. Quanto mi divertirò a montare questo video. Intanto cominciamo. Se mi seguite, sapete già che di solito cerco di presentare un canale YouTube che ho trovato interessante. Oggi voglio fare un lavoro leggermente diverso e voglio presentarvi invece una risorsa che ho trovato molto interessante da utilizzarsi con YouTube, e non solo. Quando ho iniziato a realizzare Operazione Nostalgia, volevo fare qualcosa che si discostasse leggermente da Diario di Viaggio on the road. Quindi ho messo la musica, ho fatto un montaggio molto più serrato e soprattutto ho cominciato a inserire moltissime sovraimpressioni, un modo per accompagnare simpaticamente la narrazione, ma anche un modo di spezzare la narrazione in maniera particolarmente ironica. Ora, mi serviva una soluzione per riuscire a trovare molte immagini da poter mettere in sovraimpressione nei video YouTube. Come ben sapete, io sono un sostenitore del pubblico dominio delle licenze Creative Commons, quindi ci tenevo a trovare qualcosa che fosse liberamente utilizzabile proprio per questo scopo, per i miei lavori multimediali. La mia principale risorsa per cercare immagini, in fondo, era sempre stata Google Immagini. Aprivo Google Immagini, però mettevo negli strumenti di ricerca contrassegnate per essere riutilizzate con modifiche. Mi dava delle immagini e delle clipart che comunque sono rilasciate con una licenza specifica. Quando attivo questa funzione su Google Immagini e faccio una ricerca, moltissimi risultati mi vengono fuori soprattutto dalla Wikipedia, ma ancor di più da un sito, che è il sito Pixabay, ed è il sito di cui voglio parlarvi oggi, perché l'anno scorso, incuriosito dal fatto che trovassi tantissima roba su Pixabay, mi sono iscritto a questo sito. L'iscrizione è gratuita ed è molto molto interessante. Pixabay cos'è? Pixabay è in fondo una via di mezzo tra due cose. Da una parte, infatti, Pixabay è un aggregatore per immagini di pubblico dominio. È possibile ricercare immagini di pubblico dominio di ogni genere di argomento e riuscire comunque a trovare veramente sempre qualcosa, ma non solo, perché Pixabay è anche una specie di social basato sulle immagini. Infatti su Pixabay sono attivi oltre 30.000 fotografi, grafici, chiamiamoli creator, che pubblicano i loro lavori sul sito Pixabay e li mettono a disposizione della comunità con la licenza CC0, Creative Commons 0, che è una licenza di pubblico dominio. E la cosa interessante è appunto non solo che su Pixabay è possibile trovare tantissime immagini, in questo momento che sto girando questo video sul loro sito ci sono oltre 1 milione di immagini che sono rilasciate con licenze di pubblico dominio, e addirittura in un'area del sito è possibile trovare anche brevi clip video che possono essere utilizzate in pubblico dominio. Ma la cosa interessante è proprio la struttura sociale del sito. Voi potete trovare un creator che vi piace, vi piacciono i lavori che fa, vi piace il suo lavoro in ambito di grafica vettoriale, oppure magari, non so, vi piace il suo cane che continua a fotografare, e allora potete decidere di seguire un creator e quindi di ricevere una notifica ogni volta che pubblica una nuova fotografia. Inoltre è possibile condividere le fotografie sugli altri social, è possibile fare pollice in alto su una fotografia che avete trovato interessante, è possibile commentare una fotografia che avete trovato interessante o per fare un'osservazione al creator, e non solo, perché è possibile anche mettere un'immagine nella propria area preferita. È molto utile questa funzione, io la uso per esempio quando sto cercando delle immagini da mettere in sovraimpressione su un video, ne trovo una che magari nel video che sto facendo non ci starebbe bene, però che mi attira l'attenzione, so che potrei riutilizzarla in un video parlando di un altro argomento, allora me la metto tra i preferiti, così quando realizzerò un video parlando di quell'argomento la trovo subito senza doverla andare a cercare, aspetta, l'avevo trovata cercando che cosa, invece no, è lì tra i preferiti e mi ricorda subito quello che ho visto. Inoltre su Pixabay, se apprezzate un creator per il lavoro che fa, potete anche offrirgli un caffè facendogli una piccola donazione su PayPal. Volendo diventare creativi, volendo diventare creator su Pixabay, non ci sono grosse cose particolari. Bisogna avere quantomeno una macchina fotografica e bisogna seguire le linee guida che si utilizzano per pubblicare delle immagini. Le linee guida sono molto semplici, riguardano
la tipologia di immagini che sono accettate sulla piattaforma, riguardano come devono essere queste immagini, quindi che non ci devono essere magari artefatti dovuti alla compressione, colori sfalsati, a meno che non sia qualcosa di ricercatamente artistico. Vi lascio comunque tutte le informazioni sul doobly-doo di questo video, compreso il sito. Come ripeto, l'iscrizione al sito è gratuita e il sito non offre servizi a pagamento aggiuntivi. Il sito è gratuito, non si paga nulla, non si paga un abbonamento. Se volete fare una donazione via PayPal a un creator, potete fare la donazione via PayPal, ma se non la volete fare, nessuno vi obbliga a farla naturalmente, e Pixabay si sostiene grazie alla pubblicità. Per questo motivo, se utilizzate Adblock, vi invito a essere onesti e a disattivare Adblock sulla piattaforma di Pixabay. La pubblicità di Pixabay non è invasiva, non è fastidiosa, è molto leggera ed è molto pertinente. Prima di tutto perché quando voi fate una ricerca, troverete tra i risultati di ricerca innanzitutto una riga gialla con i risultati di quella ricerca sul sito di Shutterstock. Shutterstock è un partner commerciale di Pixabay, con licenze a pagamento, con specifiche licenze a pagamento e con specifici abbonamenti. Se non trovate quello che state cercando su Pixabay, ma lo riuscite a trovare su Shutterstock, potete sempre decidere di andare su Shutterstock e fare l'abbonamento o acquistare la licenza di una singola immagine. Ma al di là di questo, un'altra cosa molto interessante di Pixabay è questa: se non riuscite a trovare quello che state cercando, di volta in volta, a seconda della partnership che stringe Pixabay, trovate in fondo alla pagina di ricerca la possibilità di provare la ricerca su un sito commerciale con un'offerta d'ingresso. Ci sono delle situazioni nelle quali, per esempio, danno la possibilità di avere magari una settimana di accesso gratuito a un sito di immagini professionali per questo scopo, quindi magari avere la possibilità di accedere con un abbonamento gratuito di una settimana, oppure di accedere a un sito e di avere la possibilità di scaricare magari le prime 4 o 5 immagini gratuitamente e senza limitazioni, per poter vedere qual è il servizio offerto dal sito a pagamento, mentre tutto quello che rimane su Pixabay è sempre gratuito, è sempre utilizzabile con una licenza di pubblico dominio. Tutto ciò che cercate viene cercato in base ai tag delle immagini che sono state pubblicate, quindi anche quando pubblicate delle immagini sceglierete una categoria o più categorie a cui si riferisce l'immagine, metterete dei tag sull'immagine, dei tag che siano pertinenti con il contenuto dell'immagine, ovviamente. Se fotografate un albero, ci potrete mettere il tag albero, il tag natura, non ci mettete il tag gatto, magari. E la cosa interessante è che il sito è un sito internazionale, che anche se voi caricate fotografie con dei tag in italiano, se io faccio una foto di una facciata con due finestre, per esempio, e quindi metterò il tag finestre, se una persona di lingua inglese cercherà magari il termine Windows, tra le varie foto di finestre troverà anche la mia foto, perché il sistema traduce automaticamente anche quel tag. Se una persona di lingua spagnola cercherà ventanas, di nuovo magari salterà fuori anche la mia immagine, perché viene sempre tradotto il tag. Quindi questa è una cosa molto utile, perché è possibile pubblicare delle fotografie in una categoria con dei tag, senza preoccuparsi di mettere anche i tag in altre lingue. Il sistema di ricerca funziona in maniera più che discreta, e inoltre è possibile ricercare immagini in base al colore primario o in base all'eventuale trasparenza, è possibile cercare immagini che siano delle fotografie o che siano magari delle immagini di grafica vettoriale o che siano dei disegni, è possibile utilizzare il filtro Safe Search. Naturalmente non ci sono immagini pornografico esplicite sulla piattaforma di Pixabay, però ci possono essere delle immagini che hanno un contenuto considerato sensibile, magari c'è del sangue, magari c'è un'immagine molto particolare, quindi è possibile comunque attivare il filtro Safe Search e ottenere una ricerca più tranquilla e più funzionale. Insomma, io ho scoperto Pixabay alla fine del 2016 e me ne sono innamorato. Lo uso spessissimo, seguo alcuni creator, metto un pollice in alto almeno ogni video che realizzo nella foto che ho trovato la più divertente da utilizzare in sovraimpressione, e lo utilizzo veramente tantissimo. È disponibile anche l'app di Pixabay, che è una cosa molto simpatica per cercare delle immagini a volo sul telefonino da condividere con gli amici, magari su WhatsApp, su Telegram o roba di questo genere. Quindi se non conoscete Pixabay, andate, trovate il link in descrizione, iscrivetevi, è gratuito e vi si aprirà un mondo. Inoltre, se siete appassionati di fotografia o se siete appassionati di grafica vettoriale e volete condividere alcuni dei vostri lavori con tutto il mondo, perché non pensate di caricarli su Pixabay? Può essere un'interessante opportunità e Pixabay può anche essere una molto interessante vetrina. Insomma, ragazzi, questo è Pixabay. Lo conoscevate già? Non lo conoscevate già? Parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag DDVOTR. Sono riuscito a farvi conoscere una risorsa interessante, oppure ho fatto pubblicità a una risorsa che utilizzavate già? Se lo apprezzate, ricordatevi di fare pollice in alto e di condividere questo vlog con i vostri amici, anche su WhatsApp o Telegram, magari ai vostri amici youtuber che stanno cercando un sito da cui prendere immagini da utilizzare nei loro video YouTube o da utilizzare nei loro prodotti multimediali, nella loro tesi di laurea. Sono immagini di pubblico dominio, possono essere utilizzate anche per questo genere di cose. Vi ricordo, se non l'avete già
abbia fatto di iscrivervi al mio canale YouTube, è gratuito e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto. E sì, anche il profumo di nuovo iscritto è in pubblico dominio. Vi ricordo inoltre di seguirmi sul mio canale Telegram, lo trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda, in questo modo riuscirete a ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Infine, se c'è un argomento che vi piacerebbe io trattassi in Diario di Viaggio on the road, potete farmi sapere anche quello in un commento qua sotto. Io sono Grizzly e ho concluso, per cui come sempre grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!